Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata della Caffè del mercoledì. La nostra ospite oggi sarà la professoressa Chiara Saraceno, che ha insegnato fino al 2008 sociologia della famiglia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino. Oggi, tra le altre cose, presiede il comitato di esperti voluto dal governo per riformare il reddito di cittadinanza. Grazie, professoressa, per aver accettato l'invito della Fondazione Einaudi. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Professoressa, direi di cominciare parlando proprio della famiglia, un tema che lei ha trattato per tutta la sua vita. La pandemia ha sicuramente compresso lungamente molte nostre libertà, ha condizionato il nostro modo di vivere. Come sono cambiate le nostre famiglie negli ultimi 2 anni? Beh, è difficile dire quanto siano cambiate perché spesso i cambiamenti sono puramente temporanei. Certamente la pandemia ha avuto un impatto fortissimo sulla vita familiare, sulle relazioni quotidiane, perché ha costretto molte famiglie a vivere 24 ore su 24 per lunghi periodi nello stesso spazio, a condividere spazi facendo attività diverse, ha sovraricaricato gli adulti di responsabilità perché si sono sommate le responsabilità normali dei genitori a quelle anche di affiancare i docenti nel caso della didattica a distanza. Qualcuno l'ha fatto fin troppo, nel senso che si è preso anche delle libertà di interferenza, altri non sono stati sufficientemente in grado. Soprattutto direi che mentre cioè, questa vicenda ha mostrato la resilienza di molte famiglie, di molte anche relazioni familiari che sono state capaci di trarre anche benefici in situazioni difficili, trovare, scoprire un tempo più disteso delle relazioni familiari, scoprire attività, che si potevano fare assieme, scoprire proprio una capacità diversa dentro di sé ed altre invece che state, come dire, traumatizzate o stressate fortemente da questa situazione. In parte dipende dalle biografie familiari e individuali, in parte dipende ha dipeso anche dalle situazioni ambientali dovute da un lato agli stress dovuti alla perdita del lavoro, di molti casi, al timore per il futuro dal punto di vista economico, non parliamo poi dei lutti. In parte anche perché la ristrettezza, degli spazi in molti casi, non dimentichiamo che in Italia esiste una forte incidenza di condizioni di sovraffollamento abitativo, che riguarda anche una quota molto elevata dei minorenni. E quindi queste situazioni di sovraffollamento, laddove sono, come dire, inadeguate sempre in situazioni di compressione degli spazi esterni, si sono rivelate davvero pesanti e difficili da reggere. Un altro dato che è stato messo a fuoco, su cui ci si può interrogare, è se questa situazione, anche con l'espansione del lavoro a distanza, abbia facilitato una suddivisione più equilibrata del lavoro familiare tra uomini e donne. Qui i dati danno un quadro, diciamo, da bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, diciamo così, perché i dati di ricerca ne sono state fatte tante, non solo in Italia, ma anche all'estero, hanno mostrato che sì, effettivamente
in una parte rilevante, anche se non maggioritaria, e qui parlo degli uomini che stanno in coppia, cioè delle famiglie in cui c'è una coppia di uomini e di uomo e donna, una parte consistente che oscilla tra il 40 e il 50% a seconda della ricerca, di uomini effettivamente trovandosi quotidianamente e per tutte le ore sulla scena familiare, ha partecipato di più al lavoro familiare a tutti i livelli, sia nella relazione con i figli, sia anche proprio nel lavoro domestico in senso stretto. Però c'è una quota consistente di uomini che invece non ha cambiato per nulla e si è molto difeso e che è stato magari anche molto difeso dalle loro compagne, dalle proprie compagne. Però questa maggiore presenza di una quota rilevante di uomini non è riuscita del tutto a ridurre il sovraccarico femminile, perché la maggioranza delle donne ha dovuto aumentare il proprio lavoro familiare proprio per le circostanze, questo soprattutto proprio durante i periodi di lockdown. Per cui non si è chiuso il gap davvero, anche laddove gli uomini sono stati più presenti, perché comunque le donne hanno aumentato di più la propria partecipazione. Però non bisogna essere del tutto pessimisti, perché effettivamente per una quota rilevante di coppie, è stata un'occasione di rinegoziazione. Quindi bisogna un po' vedere se la cosa andrà avanti in situazioni di normalità. Oppure no, certo ci sono altri indicatori un po' più, ancora più problematici, ad esempio i dati su chi ha preso il congedo, quello straordinario, il congedo parentale Parentale. straordinario che era aperto a chi non poteva lavorare a distanza, sono interessanti, però sono dati che si trovano nell'ultimo rapporto annuale dell'INPS, che mostrano che sia una differenza di genere, sia una differenza di classe sociale, cioè l'hanno preso nella stragrandissima maggioranza le mamme, perché si trattava di perdere il 50% del reddito, i padri l'hanno preso di più quando le donne guadagnavano abbastanza, cioè quando la differenza nel gap salariale non era troppo elevata, ma soprattutto i pochi uomini, mi sembra attorno al 20%, che l'hanno preso se i bambini erano più grandicelli, cioè se i bambini erano piccoli l'ha preso quasi sempre la mamma. E inoltre, dicevo, c'è anche una differenza di classe sociale, perché il congedo è stato preso di più dalle donne a basso reddito rispetto a quelle invece e dalle coppie, nelle coppie a basso, dalle donne a basso reddito e nelle coppie a basso reddito rispetto a quelle invece a reddito più elevato, che vuol dire che più difficilmente, stiamo parlando in entrambi i casi di lavoratrici e lavoratori che non potevano lavorare da casa, perché il congedo era possibile per chi non poteva lavorare da casa. Mentre invece appunto le lavoratrici e i lavoratori con redditi più alti hanno preferito il bonus babysitter, che era l'opzione, o il congedo o il bonus babysitter. Cioè, sono quindi persone che forse in parte ci saranno state tutte le professioni mediche sicuramente dentro qui, che certamente facevano fatica a prendere il congedo in un momento in cui era difficile, cioè c'era un problema di pressione, però non sono solo queste, quindi vuol dire che proprio si tratta di due alternative diverse, quindi quelli che hanno perso di più. Tra quelle che non hanno perso il lavoro sono le lavoratrici a basso reddito che non potevano lavorare a distanza, che hanno perso in termini di reddito e quindi Chiaro. anche di contributi pensionistici.
e forse hanno perso anche nella negoziazione con i loro compagni e mariti perché stavano a casa loro. Ecco. Professoressa, per quanto riguarda invece i ragazzi, proprio in questa trasmissione, la presidente del CONI Malagò qualche mese fa, prima che l'Italia vivesse l'anno d'oro del sport, aveva lanciato un grido d'allarme dicendo rischiamo di perdere una generazione di sportivi e questo qua lo vedremo tra qualche anno. È chiaro che non poteva dare i suoi effetti, speriamo che non li dia, ovviamente che si riesca a recuperare perché i giovani hanno fatto meno sport, perché si sono mossi di meno, hanno potuto partecipare meno alle attività collettive. Questo è un pericolo che lei vede in modo più generalizzato per tutti i giovani e gli altri settori, anche che non siano lo sport. Ma sicuramente i bambini, i ragazzi, i giovani hanno in questo anno e mezzo perso moltissime occasioni importanti per la crescita e lo sviluppo delle capacità di ogni tipo, quindi non solo nello sport, lo sport era importante, ma anche le attività culturali, certo, potevano andare online, quelli che ce lo potevano permettere, che avevano gli stimoli adatti, ma non, e la socialità. E andare all'estero, cioè pensare a fare le vacanze in compagnia, cioè una serie di cose si sono perse in questo anno e mezzo, perché pensiamo sono state poi 2 estati anche di fatto, anche se l'ultima estate è stata un po' più libera dell'estate precedente, però molti, non sono, molti che potevano andare all'estero non hanno potuto andare, anche negli scambi culturali. Ad esempio, e questo in effetti è una generazione che senza fasciarsi la testa dicendo che tutto è che è irrecuperabile, però che ha perso molto e per alcuni ha perso proprio negli anni cruciali, cioè non so, gli anni della fine della scuola media superiore, cioè quando in fondo si fanno anche le prove della vita adulta e quindi c'è stato per certi versi un rallentamento anche delle occasioni di sviluppo e di autonomia. Poi ci sono state delle perdite grosse che hanno a che fare con la didattica a distanza, ma anche col venir meno del contorno dei sistemi di appoggio, o insomma, cioè, il sistema educativo è centrato sulla scuola, ma poi avviene anche tutto all'esterno, anche nei rapporti con l'esterno, e chi aveva più bisogno di sostegni di questo tipo, non sto pensando ai sostegni delle lezioni private, ma di sostegni all'interesse, al senso delle proprie capacità, rischia di quelli sì, rischiano di essere persi per sempre. Cioè, alcuni dati suggeriscono, pensiamo al rapporto Invalsi di quest'estate, no? Cioè, che sono aumentati sia gli abbandoni che quelli che si chiamano l'abbandono interno, implicito, cioè chi continua ad andare a scuola ma si è perso Interessa. via, eccetera. Allora, quelle perdite lì sono molto più difficili da recuperare e secondo me non ci si pensa abbastanza nel nostro paese. Le politiche non ci stanno pensando, è tutto affidato moltissimo all'iniziativa singola del docente o all'azione civica delle varie associazioni, ma non è Professoressa, sufficiente. il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, parla molto appunto della necessità di una maggiore inclusione sociale. Secondo lei, nei progetti che fino ad ora si sono visti, abbiamo potuto visionare, si sta facendo abbastanza dove bisogna intervenire di più? Dunque, se ne parla un po' nella scuola, per fortuna che è un grosso capitolo dove viene posto, per esempio, la questione del tempo pieno, proprio anche per contrastare la povertà educativa, no? E che però andrebbe rafforzato, cioè il problema è così come dove si parla del rafforzamento
non sufficiente secondo me, ma dei nidi che sono, perché la primissima infanzia è cruciale per tutto quello che succede dopo, quindi bisogna investire moltissimo lì. Quindi, comunque l'attenzione lì nel settore educativo, anche se non del tutto, perché si parla pochissimo di formazione degli insegnanti, eccetera, e anche si parla molto di strutture, ma se poi non verranno accompagnate dai fondi per gestirle nella routine, si rischia di creare delle cattedrali nel deserto. Nel capitolo esplicitamente dedicato a inclusione, che è il capitolo 5 del PNR, dove c'è di tutto un po', c'è il lavoro, c'è la famiglia, c'è l'inclusione sociale, c'è il terzo settore, c'è di tutto. Quello che non c'è, ci siamo dimenticati di mettere prima, lo mettiamo lì. Ecco, oltre al fatto che c'è di tutto e di più, quindi non si capisce bene come i vari pezzi stiano assieme, in realtà lo trovo molto carente. Cioè, personalmente lo trovo abbastanza ben fatto per quanto riguarda il lavoro, anche se c'è un problema anche lì di formazione grande, in questo caso dei centri per l'impiego, cioè se si fanno le politiche attive bisogna anche preparare bene chi le deve fare. Non basta mettere più persone, bisogna metterle anche adatte, ma poi quando si parla dei servizi sociali, eccetera, gli unici questioni importanti messe a fuoco sono le politiche per la non autosufficienza, i servizi per la non autosufficienza, i servizi per le persone con disabilità, che sono due settori importanti, ma non esauriscono il problema dell'inclusione sociale. Ad esempio, nulla si dice dei servizi di prossimità, il fatto che in alcune regioni italiane mancano gli assistenti sociali, mancano gli educatori, cioè mancano quelli che devono lavorare sul territorio, quelli che devono costituire le antenne. Per il disagio, non può essere lasciato tutto al terzo settore, che ci può essere, ci può non essere, che comunque non può, fa già moltissimo, ma non può fare tutto. Lo trovo da questo punto di vista abbastanza carente. Ecco, è fatto un po' a pezzetti, è un po' una specie di coperta di Arlecchino, ma senza che ci sia davvero un disegno compiuto, un'idea di società compiuta dietro. Sono un Questa po' è stata, severa. passiamo alla seconda parte dell'intervista in cui parleremo di lavoro e del reddito di cittadinanza. Lei presiede appunto, come dicevamo, il comitato di esperti voluto dal governo per pensare le modifiche a questo strumento che sicuramente è stato importante, ma che forse è stato costruito male. A me ha fatto molto pensare l'ultimo articolo che lei ha scritto su Repubblica. Lei scrive che c'è fame di lavoro, ma c'è anche fame di lavoratori. E i due fenomeni rischiano di non incrociarsi. Ci sono imprese che vogliono assumere, però le diceva sono pronte a sottoscrivere quasi 1,5 milioni di contratti, ma spesso non trovano le specializzazioni richieste. Quindi abbiamo ancora difficoltà, a far incontrare domanda e offerta di lavoro. Sì, mi permetto una precisazione. La commissione che presiedo è prevista dalla legge istitutiva del reddito di cittadinanza. Il problema è che non era mai stata istituita fino adesso questa commissione, cioè la legge prevedeva un comitato scientifico di valutazione, non di riforma, di valutazione del reddito di cittadinanza. Il nuovo governo, il governo Draghi, in particolare il ministro Orlando, ha deciso di mettere finalmente in piedi questa commissione, anche perché il dibattito sul reddito c'è e quindi bisogna, ma come tutte le politiche andrebbero valutate per vedere cosa funziona e che cosa no, quindi non soltanto il reddito di cittadinanza. Ovviamente noi valutando suggeriamo anche che cosa potrebbe essere cambiato. Ma quello che va cambiato, cioè il problema, o meglio, il problema di ciò che non va eventualmente nel reddito di cittadinanza, ha poco a che fare con la
mancanza di incontro tra domanda e offerta di lavoro a cui si riferiva lei, proprio lo scrivo in quell'articolo lì, nel senso che le qualifiche che mancano, o i lavoratori che mancano, che non trovano, sono lavoratori sono altamente specializzati, anche quando sono lavoratori manuali, come si dice tradizionalmente, sono altamente specializzati. Cioè non sono, mentre invece non mancano affatto i lavoratori a basse qualifiche. E quindi vuol dire che c'è stato per lo stress un problema di un errore nella programmazione, cioè non abbiamo programmato bene. Ma cioè, c'è un problema di forse poca interazione tra sistema formativo e sistema economico e imprenditoriale. Cioè si parlano poco, il che non vuol dire che la scuola non è che deve formare solo al lavoro, sia chiaro, la scuola deve formare dei cittadini capaci di agire come cittadini e poi ci sono le scuole tecniche che formano anche al lavoro. Credo che ci sia bisogno, soprattutto per alcune qualifiche operaie o tecniche, di una maggiore collaborazione. E laddove c'è, per esempio, in alcune regioni, in alcune città della regione Emilia-Romagna, c'è questa collaborazione tra imprese e istituti tecnici. Allora funziona meglio perché si risponde di più alla domanda, però vuol dire che anche le imprese ci devono mettere di loro, non stare solo sedute. Cioè, se ogni tanto sembra che le imprese vogliono lavoratori già formati, ma nessuno è mai già formato, anche il miglior studente che esce dalla migliore scuola non è mai formato per quel particolare lavoro lì di quella fabbrica lì. Occorre che l'impresa ci metta di suo, sia nell'offrire tirocini non sfruttatori, sia nell'offrirsi come luogo di formazione per integrare quello della scuola, e poi che come dire, accetti che devi investire nella formazione di coloro che assume. E invece in Italia la formazione sul lavoro non c'è molto, in parte perché ormai troppe imprese, come dire, hanno un nucleo forte di lavoratori a tempo indeterminato e poi contano molto sul lavoro determinato, e quindi in cui non si producono carriere, non si produce neppure fidelizzazione. Quindi va ripensato un po' il sistema formativo, ma anche le imprese devono ripensare un po' se stesse il rapporto che vogliono intraprendere con i loro futuri lavoratori, potenziali lavoratori, ma anche con i lavoratori che hanno. Perché l'Italia è uno dei paesi dove si fa meno formazione continua sul lavoro e soprattutto la si fa poco nei confronti delle qualifiche medio-basse. Ma si fa un po' per le qualifiche alte, ma si fa pochissimo per le qualifiche medio-basse. Il problema dei percettori del reddito di cittadinanza invece è diverso. E qui noi Passiamo, abbiamo. passiamo a questo tema, nella consapevolezza che siamo a casa della Fondazione Einaudi, che in qualche modo ha molto contestato il modo in cui è stata pensata ed è stata utilizzata il reddito di cittadinanza, perché probabilmente si è scambiato per una politica attiva del lavoro uno strumento in cui la politica attiva del lavoro non c'entra. Il cui Andava è utilizzato potrebbe forse il reddito essere di un inclusione. certo, voglio dire, io lo dico sempre, la narrazione che è stata fatta dai proponenti, dal Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza è stata la sua dannazione, perché doveva eliminare la povertà e essere una politica attiva del lavoro. È chiaro che avrebbe fallito su entrambi i versanti, perché la povertà non si elimina così, e anche se si può tirar fuori, come dire, tenere fuori dalla povertà, ma non la si elimina nelle sue cause.
non può essere una politica attiva del lavoro, non perché non sia giusto ed opportuno accompagnare le persone che sono in grado verso il lavoro, ma perché le politiche attive del lavoro hanno un altro ambito e non riguardano soltanto i poveri. E l'Italia non fa politiche attive del lavoro, cioè c'è una debolezza fortissima dell'Italia nel settore delle politiche attive del lavoro, dai centri dell'impiego che lavorano in modo molto eterogeneo e spesso molto male, quindi mancano veramente politiche attive del lavoro. Quindi non si può poi dire è fallito lì, cioè, è fallito, dato che i percettori del reddito di cittadinanza sono quelli che hanno più bisogno di investimento formativo, di accompagnamento, cioè sono i più difficili da collocare, perché hanno caratteristiche di molto bassa istruzione, spesso sono stati, soprattutto se donne, lontanissimi dal mercato del lavoro, e quindi fanno fatica ad entrarci e così via. Quindi c'è un problema di politiche attive del lavoro che non funzionano, ma non funzionano per tutti. Cioè, noi sappiamo che i centri per l'impiego intermediano, mi sembra, il 2% della manodopera, io non sono un'esperta, ma insomma, pochissimo, cioè il lavoro non si trova quasi mai tramite i centri per l'impiego. E perché mancano anche le persone specializzate. Chi ha proposto i 5 Stelle ha pensato di risolvere il problema con i navigator, ma i poveri navigator, loro stessi occupati a tempo determinato, anche persone molto qualificate sulla carta, ma se si sono trovati, come molti di loro è capitato in alcune regioni, di lavorare del tutto scollegati dai centri per l'impiego perché non c'era accordo, non da parte loro, da parte dell'istituzione, allora cosa potevano fare? Cioè, non potevano mica assumere loro, non potevano gestire mica loro l'incontro tra domanda e offerta, potevano solo aiutare a fare il curriculum, indirizzare, segnalare ai centri per l'impiego i posti di lavoro eventualmente disponibili, ma poi non toccava loro per come era configurata la cosa. E Probabilmente, quindi professoressa. è stato sbagliato. E quindi oggi si paga il prezzo di una narrazione sbagliata, per cui è facile dire pochi hanno trovato lavoro, e anche di un disegno che su questo è un po' meriterebbe di essere un poco ritoccato. Probabilmente anche la pandemia ha influenzato, perché a un certo punto, in piena pandemia, si è pensato di utilizzare questo strumento come sostegno alla povertà e Ma meno non. male che c'era, meno male che c'era, perché altrimenti avremmo avuto molta più gente che non riusciva a pagare l'affitto, a tirare insieme il pranzo per la cena. Anzi, non è stato sufficiente al punto che hanno dovuto, invece che modificare il reddito di cittadinanza come avrei preferito io, hanno introdotto un secondo strumento, il reddito di emergenza, perché il reddito di cittadinanza, per come è configurato, per le regole di accesso che lo costituiscono, non avrebbe potuto coprire chi perdeva il lavoro e non aveva nessun sostegno improvvisamente, mentre prima stava bene, no? Perché sono complicate le regole infatti che escludono la gran parte degli stranieri poveri, ad esempio, perché bisogna avere 10 anni di residenza ufficiale in Italia per poter accedere al reddito di cittadinanza, così come escludono molte famiglie con minorenni, perché è proprio un errore di disegno, o voluto nel caso degli stranieri, è un errore di disegno. Ma poi durante la pandemia sono successe due cose. Primo, che il lavoro l'ha perso anche chi l'aveva, molti l'avevano, quindi certamente non potevamo. Questo non era un anno facile per verificare se funzionava l'aspetto di attivazione del reddito di cittadinanza.
In più sono anche state proprio per questo per molti mesi sospese le condizionalità, quindi non sono neanche stati contattati i beneficiari, nessuno li ha contattati per dirgli di fare questo o quello, per offrirgli questa o quella opportunità. Adesso che siamo tornati a regime, vediamo e cerchiamo anche di cambiare un po' di cose. Questo è un paese, un processo in cui per la prima volta abbiamo, no? Ce l'ha detto l'Istat negli ultimi rapporti, un ascensore sociale che non solo si è fermato, per la prima volta ci sono le nuove generazioni che non hanno l'aspettativa di vivere meglio, delle generazioni precedenti o dell'attuale generazione, ma addirittura di poter vivere peggio. E questo ha creato, devo dire, nella nostra impressione, anche a causa, di molte, politiche, di alcuni movimenti, di alcuni partiti che hanno, come dire, seminato tutto rancore e molto odio invece di coesione e di solidarietà. Il paese evidentemente soffre un po' questo odio, questo rancore, questa mancanza di solidarietà, di coesione e quindi si sente l'esigenza di vedere cambiato questo strumento. Facendone uno che sicuramente guardi al sostegno per i cittadini che ne hanno bisogno, ma anche facendo politiche attive del lavoro che funzionino. Quali sono i suggerimenti? In quale direzione si va? La sua commissione ha già iniziato a lavorare. Quali sono i suggerimenti che ha dato al governo? Sì, premetto che non possiamo pensare che il reddito di cittadinanza costituisca lo strumento principe per la coesione sociale, per risolvere il problema della disuguaglianza tra generazioni, perché questo è. Siamo di fronte a una crescita della disuguaglianza delle opportunità tra generazioni, come dire, che non colpisce tutti nello stesso modo, ma che c'è. Questo è un problema grave, ha ragione lei, questo è un paese che rischia di entrare in un vortice, vuoi di rancore, vuoi anche di disaffezione, cioè di non, che forse è quasi ancora peggio, cioè come dire, non mi interessa, non c'è niente da fare di mancanza di fiducia, questo mi preoccupa molto. Tornando al reddito di cittadinanza, che è un pezzettino di questo, ma certamente non la cosa più importante, e dobbiamo smettere di farne il capro espiatorio di tutto quello che non funziona, perché questo è quello che sta diventando nel dibattito pubblico. Non si trovano i lavoratori, è colpa del reddito di cittadinanza, cioè, è sempre tutto colpa del reddito di cittadinanza e sta diventando il capro espiatorio di tutto. Però certamente ci sono delle cose da cambiare. Allora, la mia commissione, che sta per finire il suo primo rapporto, poi dovrà farne un altro, almeno un altro, ma il suo primo rapporto anche sulla base dei dati disponibili. Ha lavorato da un lato sul vedere ciò che non va nelle regole di accesso, e due le ho già nominate. Bisogna cambiare la norma sugli anni di residenza necessari per poter accedere al reddito di cittadinanza. 10 anni, tra l'altro, ci espongono a una procedura di infrazione a livello europeo. Quindi bisogna abbassarli, probabilmente per il REM erano stati abbassati a 2, per esempio, non 10, quindi c'è questo scarto enorme tra le due misure dirette ai poveri, no? La misura di emergenza, il REM, 2 anni, la misura invece a regime, 10 anni. Quindi perlomeno a 5, che 5 sarebbe, come dire, la soglia massima alta, perché è quella necessaria per avere il permesso di lungo soggiorno, cioè nessuno chiede 10 anni, probabilmente è già troppo 5, ma 10 è assolutamente fuori dalla grazia di Dio. E l'altra è la scala di equivalenza adottata non solo per definire l'importo del beneficio, ma per definire il diritto all'accesso al reddito,
per le famiglie man mano che cresce il numero dei membri. Allora, dato che c'erano due totem, che era una politica attiva del lavoro e l'altro che erano 780 euro, ma i soldi erano, come dire, una cifra finita, che cosa hanno fatto per mantenere i 780 euro? Li hanno spacchettati in 500 come reddito e 280 come contributo per l'affitto, per chi è in affitto. E questa è stata la prima cosa. E l'altra cosa, hanno fatto una cosa terribile, inaccettabile, cioè hanno deciso che per valutare il quanto del reddito che dà al di sotto del quale si ha accesso, calcolando l'ampiezza della famiglia, gli adulti valgono 0,2 e i minorenni 0,4 o viceversa. Insomma, i minorenni valgono la metà di un adulto. Il che, come dire, è contro ogni ricerca che dice, pensi un adolescente quanto mangia rispetto a un adulto, ad esempio, no? Poi gli crescono i piedi, cioè, no. E questo ha fatto sì che le famiglie, che noi vediamo molte più in percentuale rispetto alla popolazione, sono sovrarappresentate le famiglie piccole, di una o due persone fatta di adulti rispetto alle famiglie più grandi in cui sono presenti i minorenni. Sono proprio, cioè, che è il contrario di quello che noi sappiamo sulla distribuzione della povertà, che riguarda molto di più le famiglie numerose che hanno dentro persone minorenni rispetto a alle famiglie di solo adulti, lascio perdere gli anziani che hanno la pensione di cittadinanza. Quindi queste due cose vanno assolutamente cambiate, eventualmente diminuendo l'importo unitario per una persona sola. Poi l'altra cosa su cui stiamo lavorando invece sono appunto le politiche attive. Al momento abbiamo lavorato di più su quelle che riguardano il lavoro. Lei sa che i beneficiari possono, a seconda delle loro caratteristiche, sono indirizzate vuoi verso un centro per l'impiego dove devono firmare un patto per il lavoro, vuoi verso i servizi sociali comunali dove devono firmare un patto di inclusione sociale. Allora, noi per adesso abbiamo lavorato di più sul patto per il lavoro e in effetti lì, oltre al fatto che mancano le politiche attive, quindi non si può imputare ai beneficiari ciò che manca come proprio strutturalmente nei servizi, si può forse riguardare, ad esempio, quali sono i lavori che possono essere rifiutati, ad esempio si può rifiutare un lavoro se non è a tempo indeterminato. Ora noi sappiamo che anche molti giovani, molte persone non sono, ormai si entra nel mercato del lavoro pressoché con contratti, ahimè, ci può dispiacere, a tempo determinato, per cui forse invece facilitare l'accesso al lavoro anche a tempo determinato, costruisce curriculum, fa maturare esperienze, eccetera. Ma c'è un'altra cosa che però va fatto contestualmente, ovvero al momento per ogni 10 euro che si guadagnano, 80 vengono portati via, cioè vengono detratti dal reddito di cittadinanza. Nell'immediato e poi a regime vengono conteggiati tutti. Quindi in realtà non c'è nessun incentivo a lavorare, a meno di ottenere un reddito da lavoro abbastanza significativo. Allora, imparando anche dall'esperienza di moltissimi paesi, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, hanno tutti sistemi per cui invece esiste un incentivo a lavorare, nel senso che lavorare paghi, per dire, cioè make work pay, dicevano in Inghilterra, ovvero se tu lavori ti lascio una quota,
del reddito, cioè ti tolgo di meno di quanto, non ti tolgo 1 euro per euro guadagnato, neanche 8 euro su 10, ma te ne lascio almeno fino a un certo livello, per cui faccio sì che il reddito di cittadinanza sia un'integrazione di un reddito da lavoro modesto per chi riesce a stare nel mercato del lavoro. E no, perché altrimenti per guadagnare 20 euro, tutto sommato, non, cioè 20 euro su 10, tutto sommato non conviene. Lei andrebbe a lavorare, soltanto se il lavoro fosse molto bello, abbastanza ben pagato e soddisfacente. Quindi bisogna un po' lavorare su queste regole. Stiamo lavorando su queste regole, poi che accettino o meno questi nostri suggerimenti, ma su queste cose che ho detto c'è consenso, ovviamente, non solo nella commissione, mi sembra anche nel ministro, ma c'è consenso anche presso associazioni, istituzioni che lavorano sul campo e che hanno, come dire, un riconoscimento forte, che sono l'Alleanza contro la povertà e la Caritas, mentre non siamo d'accordo su tutte quelle cose, per esempio, che propone la Caritas, almeno io personalmente no, di fare delle soglie differenziate a livello regionale, una forma di gabbie salariali, su questo non sarei tanto d'accordo, però invece su queste quattro cose che ho detto, l'accordo c'è, cioè quello di incentivare, di promuovere il lavoro non solo punendo chi si rifiuta, ma incoraggiando, facendo sì che valga la pena. Certo, e se invece dovesse passare la linea dell'abolizione, c'è una provocazione chiaramente la mia, perché c'è una parte, diverse parti che Lo so. mirano all'abolizione del reddito. Lei cosa Beh, risponde? come dire, sono forse troppo vecchia per scendere in piazza, ma sarei sicuramente molto indignata, scandalizzata. Cioè, voglio dire, l'Italia ci ha messo, da quando io mi occupo di questi temi, 40 anni. Cioè, io ho fatto parte della commissione Gorieri, che fu la prima, quindi nel 86, a proporre un reddito minimo per il contrasto alla povertà. Ci abbiamo messo tantissimo, siamo arrivati buon ultimi dentro l'Unione Europea a introdurre una misura di garanzia del reddito per cui si trova in povertà. Siamo arrivati anche dopo la Grecia, tanto per dire che era con noi siamo sempre tra ultimi e penultimi con la Grecia. Ecco, tornare indietro mi sembra veramente pazzesco, riformiamolo, non facciamo l'errore che è stato fatto quando è stato introdotto il reddito di cittadinanza abolendo il REM, cioè di fare questa operazione, cioè che l'ultimo che arriva fa un'altra cosa. Questo, come dire, distrugge fiducia, distrugge anche competenze, distrugge. Riformiamolo. Avrebbero potuto farlo allora, ma ciascuno ha sempre una bandierina da salvare. Era appena stato introdotto il REI, il reddito di inclusione, poco Sì. finanziato, che veramente, come dire, prendeva i poverissimi e neanche a loro dava sufficienza per vivere decentemente, però era un inizio benissimo ed era anche, come dire, dal punto di vista concettuale disegnato bene, c'era poco finanziamento. Si poteva lavorare su quello, magari cambiandogli il nome, ma non, come dire, sostituire uno strumento con l'altro. Adesso non vorrei rifare la stessa cosa, ma non lo so. Bisogna Mi intervenire, su quei sembra che punti che tutto questo dicevamo prima. dibattito sia molto, molto ideologico, molto, molto ideologico, e sia diventato un bel capro espiatorio, per non parlare d'altro, per mettere lì tutti i problemi che ci sono, la mancanza di politiche attive, la mancanza di incrocio di domanda e offerta del lavoro, eccetera, eccetera. Professoressa, Non lo so. vorrei concludere con un accenno che lei ha fatto all'uguaglianza dei punti di partenza, che è un concetto einaudiano, proprio Luigi Einaudi. Quest'anno cade il 60° anno della morte di Luigi Einaudi, noi ci troviamo nella sede
della fondazione dedicata a Luigi Einaudi parlava proprio di questo: bisogna partire tutti, cioè lo Stato deve mettere tutti nelle condizioni di poter avere le stesse opportunità, e poi chi è più bravo prevale, però è questo l'impegno che nei prossimi anni lo Stato dovrà cercare, su quale dovrà cercare di impegnarsi. Assolutamente sì. Sapendo che comunque non saremo mai, perché ciascuno ha la propria famiglia alle spalle, quindi anche se non ci fosse l'eredità, tutti noi, non ci fosse, tutti noi, per il fatto di vivere in una famiglia piuttosto che in un'altra, di avere accesso a una serie di risorse piuttosto che no, già siamo disuguali, e quindi lo Stato deve ridurre e compensare queste disuguaglianze, non ampliarle. Purtroppo in Italia, l'Italia è uno dei paesi che le riduce di meno, lo vediamo dai test Invalsi, lo vediamo dai test PISA, lo vediamo quando confrontiamo le carriere lavorative di chi è figlio di operaio rispetto a chi è figlio di dirigente o comunque di persona laureata e così via. Quindi noi dobbiamo, per garantire l'uguaglianza di partenza, sicuramente bisogna investire molto, ma molto di più, ma soprattutto meglio, e con questa ottica in testa, in tutto il processo formativo, dalla nascita fino all'università. Consentendo davvero a tutti, alle nuove generazioni, di sviluppare appieno le proprie capacità, a prescindere dall'origine di nascita. Poi io, e qui dico una cosa assolutamente impopolare, ma che Luigi Einaudi invece approverebbe, io sono assolutamente favorevole a una maggiore tassazione dell'eredità, come, e anche, perché no, a dare, cioè a fare in modo che questa tassazione magari contribuisca a una qualche tipo di dote per i giovani, per mettere in condizione i giovani di correre la propria strada. Però questa dote non può essere data, forse sarebbe meglio un child endowment, cioè una dote alla nascita, che, accompagnata da servizi, da iniziative che aiutino poi a scegliere come investire, cosa fare di questi soldi, perché dare i soldi a 18 anni senza averli accompagnati e senza avergli dato le risorse per decidere come investire può essere inutile. È una proposta che ha fatto anche il nuovo segretario del Partito Democratico. Sì, era un po' più legata al reddito, non era esattamente... Richiamando anche Luigi Einaudi, quindi sì, magari... Appunto, io lo dico sempre, io che, come dire, non vengo da quella tradizione, ma quella cosa di Einaudi la trovo anche così banale nella sua ovvia verità, no? Cioè che non è giusto che chi già è stato così fortunato da nascere nella famiglia giusta, con tutte le risorse, quindi ha studiato, ha fatto, è andato, ha avuto tutte le opportunità, poi abbia anche questo qualcosa in più, no? Che dire, è ricchezza che va redistribuita, altrimenti si cristallizzano le disuguaglianze. Grazie professoressa per questa ultima, chiamiamola così, provocazione che lei ha voluto lanciare, e che sicuramente tratteremo un'altra volta con altri ospiti insieme a lei. Grazie ancora per il suo intervento, a chi ha avuto la bontà, la pazienza e spero anche il piacere di seguirci, do appuntamento al prossimo mercoledì. Buonasera a tutti, buonasera professoressa. Buonasera a voi, grazie a voi.